L'evoluzione dell'andrangheta, il delitto imperfetto e i rapporti tra l'avvocato penalista e la stampa sono le tematiche al centro del convegno organizzato dalla sede ciro-marinense dell'Associazione Nazionale Familiaristi Italiani insieme all'Ordine degli Avvocati di Crotone al Tribunale Pitagorico. Un momento di confronto tra le varie anime della giustizia, tra magistrati e avvocati e il giornalismo. Il tutto arricchito dai vari interventi che si sono susseguiti da parte del GIP Michele Ciocciola, del giudice Alessandro Angiuli, dell'avvocato Francesco Laratta, del giornalista Agostino Pantano e del presidente del Consiglio dell'Ordine, Giuseppe Gallo. Molte volte arrivano notizie sulla stampa che forse non dovrebbero arrivare. Notizie riservate, che dovrebbero restare riservate. Stavo dicendo, non è che è sempre l'avvocato che le fa uscire, ma alcune notizie le sappiamo prima dalla stampa e poi in via ufficiale, insomma, no? Presente anche Tiberio Bentivoglio, l'imprenditore reggino che si è ribellato all'andrangheta e per questo vive sotto scorta, che ha voluto portare la sua testimonianza al tavolo dei relatori. Le leggi che a favore di chi denuncia sono un po' antiquate, sono 20 anni che diciamo le stesse cose. Speriamo che qualche legislatore prima o poi si voglia ravvedere. Denunciare significa rispettare la democrazia e significa poter guardare in faccia i propri figli. Giuseppe Laratta per l'ACNews 24.